7.000 cittadini del 25 degli anni, insieme alla rete della Santa Maria, si è soffermato su un problema che è ovvero la questione della donna nei giovani, della donna intesa anche come ragazza stessa. E per la parte a capire la questione dei giovani abbiamo costruito un questionario a risposta multipla, in cui i ragazzi si immedesimavano in una vincente marità, ovvero due giovani come noi della nostra generazione. I ragazzi che hanno risposto alle domande erano ragazzi di età completata 16 e 18 anni. E le percentuali emerse ci fanno capire davvero che i ragazzi vedono la donna diversamente. Il 70% delle risposte che hanno dato i ragazzi ci fanno capire che la donna viene vista con una fragilità maggiore e soprattutto con un senso di sottomissione. I ragazzi pensano che una donna, ovvero la loro ragazza, non può uscire di casa con un abito troppo corto o magari dei jeans troppo aderenti. E la stessa donna è consapevole del fatto che questa cosa lei la deve accettare, ovvero una donna, una ragazza si cambia nel momento in cui un ragazzo gli impone questa cosa. E anche visto il fatto che i genitori stessi hanno un diverso comportamento rispetto a un figlio maschio e rispetto a una figlia femmina. La figlia femmina subisce molto di più, è molto più sensibile e ha molte più privazioni rispetto a un figlio maschio. E noi vogliamo chiederci perché di questa cosa, e perché una donna e quindi una ragazza si sta diversamente, non solo dal compagno che la rende comunque molto più sensibile, la tende appunto a sottometterla, ma anche dai genitori stessi che fanno questa differenza tra l'uomo e la donna. E noi vogliamo appunto chiederci perché sia ancora oggi questa differenza. E per chiederci le idee abbiamo realizzato un filmato che adesso vi faremo vedere, che speriamo che sia chiarito un po' le idee anche a voi.